Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi andremo a vedere insieme tanti CC a tema natalizio. Ho fatto infatti un po' di ricerche e devo dire che ne ho trovato tantissimi. Partiamo dal Crown Sim perché ho deciso di cercare dei pigiami. Signori, dei pigiami a tema, quindi ve li faccio vedere. Per le nostre simmine ho trovato lui, in realtà un set per tutte le fasce d'età, guardatelo un po'. Abbiamo questo pigiamino, bello bello invernale, bello bello natalizio, e secondo me ci sta, dai. Direi che è abbastanza a tema, ve lo faccio vedere da tutte le angolazioni. Per quanto riguarda invece i simmini, abbiamo un pigiama che si compone di due pezzi. Abbiamo le stesse fantasie ovviamente delle simmine, eccolo qua, con i pantaloni annessi, eccoli qua. Quindi possiamo fare il pigiama in due pezzi per i nostri simmini. Mentre le simmine hanno un pezzo unico, i simmini ne hanno due. Per quanto riguarda invece i bambini, abbiamo un pezzo unico, eccolo qua, sempre lui, sempre le stesse fantasie. Mi piace tanto, mi piace davvero tanto. E per quanto riguarda invece i toddlerini, abbiamo un pezzo unico, va, dovremmo trovarlo qui, eccolo lui, guardate un po'. Abbiamo praticamente lo stesso pigiama, ma per tutte le fasce d'età. Mi piace un sacco questo set di pigiami, ma poi mi sono messo sotto a cercare degli oggetti e lì, beh, devo dire che ho esagerato. Entriamo quindi nel compra e costruisci. E i pigiami e tutti gli oggetti che andremo a vedere ora li trovate sotto nella descrizione del video. Ho infatti messo tutti i link di riferimento. E ragazzi, beh, che non ci incischiamo e andiamo subito a mettere contenuto personalizzato e vedrete quante cose io abbia scaricato. E quindi ragazzi partiamo. Beh, vedendo ciò che ho scaricato pensavo di aver fatto di peggio. E intanto però si parte da questa ottomana, guardatela un po', che carina, di vari colori. Ovviamente ragazzi gli oggetti sono di diversi set, quindi trovate, come vi ho detto in descrizione, tutti i link. Bella lei. Poi invece abbiamo, e credo appartenga a un altro set, questo divano componibile in realtà. Sì, perché come vedete qua io posso fare una roba del genere. Molto bello. Qua abbiamo anche delle varianti. Sì, perfetto. Quindi ve le faccio vedere con i cuscini che cambiano. Qua invece abbiamo altre varianti. Quindi possiamo fare un divano gigantesco col Move Object. Qua abbiamo invece questa colorazione. E questo invece credo sia il tavolino di riferimento di questo set. Bellissimo. Guardate che bello. Poi abbiamo... Questo è tanto carino. Questo set, ragazzi, è praticamente natalizio, ma fatto tutto con il fai da te. Quindi tutto legnoso. Guardate un po', abbiamo questa sorta di decorazione fatta a mano. Poi abbiamo quest'altra sorta di libreria o scaffalatura, sempre in legno. Molto bella. Poi abbiamo, ovviamente, anche le scatole delle decorazioni ritesturate. Molto carine. Poi, cosa ho preso di bello? Una pila gigante di regali. Questi, ragazzi, ci sono già su The Sims, ma è sempre bello averne di altri. E poi, ragazzi, col bambù, guardate, un ottimo centro tavola. Ma in realtà ce n'è più di uno. Guardate questo. Molto natalizio, molto molto natalizio. Ovviamente questi set in combo tutti insieme così vi faranno creare le vostre case natalizie al meglio. Questo invece è una retexture dell'albero di stagioni. Infatti come vedete abbiamo l'albero di vari colori e anche i pacchetti là sotto cambiano e poi si può decorare. Stessa cosa, guardate un po' questo. Questo è molto molto più fitto. Non abbiamo varianti di colore, ma guardate quanto è bello. Semplice ma molto molto bello. Quadri, signori! Beh, con i quadri mi sono davvero divertito. Abbiamo questo col cervo, abbiamo questo con il pupazzo di neve, abbiamo lui, molto bello. Guardate un po', Babbo Natale, e ovviamente cambiano anche i materiali e la foto. Poi abbiamo questo che è un po' più, beh, come dire, da ricchi, è un po' più classico. Poi abbiamo queste tende con le stelle di Natale. Ovviamente queste sono carine per fare qualche set. Guardate un po', li possiamo anche magari mettere vicine. L'arco bellissimo per le porte, questo è sempre gradito. Molto bello per le finestre. Abbiamo poi un cervo del set fai da te, guardatelo un po'. Cambia di colore ma è fatto in legno. Molto carino.
Poi abbiamo un altro schiaccianoci, direi che ci sta in combo con gli altri. Abbiamo la statua di Babbo Natale, di vari colori. Mi sono davvero divertito a cercare i cicci. La casa di pan di zenzero non può mancare a Natale. Poi abbiamo la palletta di neve, eccola qua, guardate un po', con il pupazzo di neve e l'alberello. Altro albero di Natale, ma in miniatura. Carino, magari da mettere su una libreria. E poi abbiamo ovviamente il nostro bel snowman con gli sci, mi piace. Lui, abbiamo un ognometto, tanti dettaglietti. Qua abbiamo le calze che però queste si appendono giustamente al camino, quindi dovrei farvi vedere. Beh, intanto vi faccio vedere le varianti delle calze e poi magari le mettiamo sul camino dopo. Poi abbiamo questo, ovviamente, il pupazzo di neve con le cartoline. Un altro Babbo Natale un po' più alto. Poi abbiamo questa, che è bellissima. E non so neanche se è una luce. In teoria dovrebbe essere luminosa. Vediamo un po' se fa luce. In teoria sì, dovrebbe essere comunque una fonte luminosa questa. Sì, sì, esatto. Poi abbiamo un altro schiaccianoci, stavolta gigante, sempre di vari colori. Abbiamo poi la scritta Christmas. Questa la possiamo mettere dove vogliamo, anche sulle superfici. Guardate un po', l'abbiamo di vari colori e texture. Abbiamo poi una papera, ragazzi, decorativa. E anche questa la possiamo mettere dove vogliamo, non ha varianti di colore. Altri pacchi, sempre utili, senza varianti di colore. E poi abbiamo l'oro, che sono sicuramente, esatto, le luci di questo albero. Quindi da parte abbiamo la possibilità di cambiare le luci e decorarlo. Abbiamo poi delle candele, ma questo è naturale, ragazzi, a Natale. Le candele, ci devono essere, con l'agrifoglio, vari colori, le possiamo mettere su tutte le superfici. Quest'altro set, sempre fatto così a mano, in legno, con le candele e il cervo. Abbiamo poi, queste cose sono importantissime, ragazzi. Queste sono tutte le decorazioni per il tavolo, per fare la tavolata di Natale. Guardate un po', con le caramelle. Abbiamo poi un vassoio, sempre con i marshmallow e le caramelle da mettere sul tavolo. Delle sfere natalizie da mettere come decorazione, probabilmente sempre per creare una bella tavolata. Abbiamo il pandoro, se vogliamo, sempre in vari colori. E poi abbiamo ovviamente anche il lecca lecca. Questo, ragazzi, è l'unico set legato alle tavole natalizie. Guardate un po' che bello. E ce ne sono davvero tanti di oggetti, eh. Guardate un po', abbiamo anche quest'altro dolce, sempre in vari colori. Bello lui. Una sorta di frullato. Oddio, frullato non lo so in realtà, è sempre un dolce. Abbiamo poi questo con le caramelle così grandi, bellissimo. E abbiamo poi questa decorazione sempre da mettere sul tavolo. Il cappello natalizio, bello, sul piatto. Quindi noi possiamo fare proprio tutta la tavola con il piatto e il cappello natalizio. Altra sferetta con la casa all'interno. E finalmente i camini, eccoli qua, ne ho scaricato due da due set diversi, ve li faccio vedere. Il primo è questo, in vari colori con le calze già messe. E il secondo invece è lui, molto più grande, molto più legnoso, colori più neutri. E ovviamente qua possiamo, con il Move Object, attaccarci le calze. E devo dire che mi piace, addirittura abbiamo più tipi di calze. Poi abbiamo questa decorazione da muro che credo cambi, sì, guardate un po' le texture. Abbiamo una stella di Natale, questa la possiamo usare come puntale dell'albero, credo. Si può mettere da qualche parte, ah no, perfetto, una stelletta da muro, ok, di vari colori, pensavo fosse per l'albero. Poi abbiamo sempre questi oggetti fatti a mano con le mollette del bucato. Bellissimo questo set, mi piace tanto. Abbiamo questo, ovvero un pennello decorato. Abbiamo poi un albero di Natale stilizzato, guardate un po', fatto con il metro, dei pezzi di metro, bellissimo. Poi abbiamo ovviamente dei fiocchi belli grandi, di vari colori, per addobbare tutto. Abbiamo poi quest'altra fatta così, la stella fatta in questo modo, molto fai da te. Poi abbiamo la ghirlanda, non può mai mancare, una ghirlanda serve sempre, con gli omini di pan di zenzero. Abbiamo poi quest'altro fatto sempre con la tecnica del fai da te, vi voglio far vedere i dettaglietti, con i tappi di sughero delle bottiglie.
bello. Poi abbiamo quest'altro, ovvero una ghirlanda fatta con queste renne. Luci! E beh, le luci, ragazzi, non possono mai mancare. E effettivamente le lampadine le mettiamo dappertutto, quindi ci sta. Le calze, altre calze da mettere sui camini. Guardatele un po', di vari colori. Altre calze, ma diverse, da mettere, in questo caso, credo, in questo camino. Sì, guardate un po'. Le possiamo cambiare di texture e le possiamo collegare qui, probabilmente, però posso anche metterle, ok, così, perfetto. Una sorta di centro tavola, bello. Qua sopra ci possiamo mettere ciò che vogliamo, le sferette di prima o le decorazioni di prima. Altra palletta con la casa e gli alberi. Poi abbiamo, ok, quest'altro albero di Natale fatto però con le bustine del tè, credo. Altri regali, non bastano mai, molto bene. Un alberello un po' diverso dal solito perché è stato fatto in maniera molto molto particolare con, credo, dei fogli di giornale o delle pagine addirittura di un libro. Mi piace. Abbiamo poi quest'altra libreria fatta in questo modo con tutte le decorazioni, i pacchetti che scendono. Bello. Abbiamo poi, beh, è la parete di legno. Beh, qua ragazzi, che vi devo dire, questo oggetto lo potrei utilizzare sempre, non solo a Natale. Candele, candele molto semplici, di vari colori. Credo, sì, perfetto, ci sia la fiammetta. E poi qua invece abbiamo quest'altra pigna portacandela, piccola e grande. Vedete? Con le pigne hanno fatto i portacandele. Poi abbiamo una renna minuscola, pensavo fosse più grande, con la candela, sempre fatta in legno. Questo invece che cos'è? Ho un portacandela fatto con i tappi di sughero, bello. Delle candele fatte con la lana, molto carino. Poi abbiamo questa lanterna, che non è piccola, pensavo fosse più piccola, invece è bella bella grande. Carina. Altra candela, questa ragazzi è, credo, una sorta di retexture di quelle che abbiamo avuto con probabilmente un giorno alla spa, credo, mi piace. Lampadario, ovviamente, beh, il lampadario non può mai mancare, ve lo faccio vedere, bello decorato lui, di vari colori e vari materiali. E poi abbiamo Neon Frostman, quindi un neon da mettere a parete, guardate un po', è bello luminoso, bello carino. E infine qua abbiamo divertimento 1, perché questo è un vero e proprio stereo, quindi in realtà questo è un vero e proprio stereo e funge da stereo. Ve lo faccio vedere, lo mettiamo sul divano, eccolo qua, guardate un po' ragazzi, carino, carino, carino. A questo punto io però vorrei insieme a voi fare una robetta, ovvero emulare una tavola natalizia. In questo caso noi abbiamo i piatti con il cappello, quindi vado a mettere questi. Fuori 2, fuori 3, fuori 4. Poi ci dobbiamo mettere, secondo me, un po' di decorazioni così a giro. Quindi qua possiamo mettere anche i frullati. Qua ci posso mettere questo, i dolci. Ragazzi, guardate un po' quanto è facile fare una bella tavola natalizia. Qua vado a fare così, qua vado a mettere quest'altro. Bellissimo. Qua addirittura potremmo anche mesciare più cose per decorarlo meglio. Possiamo mettere anche la palletta di Natale. Insomma, potete fare ciò che volete. Ovviamente io sto mesciando un po' di oggetti e poi starà a voi, quando creerete le vostre cose su The Sims 4, magari mesciare questi oggetti. E secondo me tutti insieme sono davvero carini, anche quelli di altri set, come queste candele fatte così. E devo dire che l'effetto non mi dispiace affatto. Qua ragazzi, utilizzando il Move Object, potete anche arricchire ancora di più la tavola, perché ovviamente potete mettere più oggetti nella superficie. Quindi io adesso sto saturando tantissimo la tavola. Però guardate che bello, anche con le decorazioni del cervo. Insomma, potete fare ciò che volete, un bel vaso magari qua dietro, bello natalizio magari qua dietro così. E guardate quante carina la tavola. Devo dire che la tavola è molto molto carina. Se poi mettete anche queste ottomane magari messe in questo modo, emulano magari delle sedute, e devo dire che il risultato non mi dispiace affatto. Ovviamente ragazzi, sta a voi decidere se utilizzare questi CC, come utilizzarli e creare insomma le vostre storie nelle vostre partite. Io credo utilizzerò questi CC però in qualche build probabilmente, quindi li rivedrete magari con una build dedicata. Vi ricordo però che tutti gli oggetti li trovate qua sotto in descrizione, trovate tutti i link. Io per questo video vi dico che è tutto, fatemi sapere che ne pensate di questi CC qua sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!